cuore. Buongiorno, buongiorno. Tu non hai dormito stanotte per i dolori, io non ho dormito stanotte per le preoccupazioni. Mannaggia, cuore, mannaggia. Non lo so, cioè, no, infatti stavo parlando alla Anto, mi faccio un giro per vedere se trovo qualche cazzo di lavoro, qualche cosa, perché la situazione è veramente non piacevole, insomma. Perché sai cos'è? Tira. Poi tu sai cosa significa, perché comunque in passato hai avuto pure un'attività. E sai comunque cosa significa, che quando non si lavora, più il tempo passa e più ti incasini, insomma. Il problema è che comunque se fai un altro tipo di lavoro, ovviamente non avrò più tempo per un cazzo, praticamente. Questa è la cosa che mi, come si dice, mi sta martellando. Eh sì, nel senso che, cioè, capito, io poi penso che tu stai là e quindi questa cosa mi martella, perché è normale che se vai a lavorare presso qualche altra parte, aspetta, se riesco a trovare qualcosa, non è che avrò più disponibilità di tempo di un cazzo, E quindi questa cosa mi sta facendo macinare la testa. Stanotte ho dormito un cazzo, sempre a pensare. Vabbè. Mo vediamo che cazzo fare. E che non esce manco il don dalla, se no alla fine avrei detto anche al don, fammi fare qualche cosina, ti do una mano, in maniera molto blanda, così almeno mi dava anche una mano ad uscire da sto periodo di merda, insomma. Però non è che posso stare a fare questo, perché poi ci rifletto, perché nel momento in cui poi tu inizi a dargli una mano, come può anche essere che mi dica no, cioè non ho bisogno di niente, però secondo me entrare in quel mondo, come hai sempre detto tu, poi è difficile uscirsene, quindi se entri per sempre. Poi ovviamente il don è una cosa, tu sei un'altra. Non lo so, cuore, ci sto riflettendo, ma veramente tanto, cioè non si può più andare avanti in questa maniera. Le situazioni sono, cioè più vanno avanti e più peggiorano alla fine, cioè non, boh, non so cosa dire, cuore. Ti ho detto, vengo martellato da queste due cose, dal fatto che comunque se riesco a trovare un posto di lavoro, se riesco, che non è semplice, tutti ti dicono qua, vabbè, o mi devo spostare e me ne devo andare, tipo queste aziende che chiedono al nord, ma me ne devo andare al nord dopo. Perché il problema è che comunque ci sono da sanare determinate situazioni, quindi comunque per come stanno andando, cioè anziché sanarle le peggioriamo, e non va bene sta cosa. Vabbè, questo è un pur parlare con mio fratello per avere anche un consiglio, insomma, su cosa ne pensi al riguardo, insomma. Beh, babbo, mo stamattina sono sceso che deve venire uno, ma rubo di poco conto.
prova che è veramente poco poco conto. Comunque, vediamo questo poco cosa riusciamo a fare stamattina, dai. Beh, ci aggiorniamo a dopo, dai. Ma boh. Ciao, cuore mio. Ciao. Bacio, un cuore.